Sono sotto la mappa, ma dai. Deve fare becco che... aiuto, aiuto, adesso sono inarrestabile. Mi sa che ho trovato Willy il coyote. Sì, cioè, sono riuscito a far diventare sto gioco un parkour. Ma mi prendi in giro. Salve a tutti, sono un gamer e benvenuti su Suicide Guy Sleeping Deeply. Sì, avete capito bene, hanno fatto una serie di DLC, anzi in realtà è proprio un gioco a parte di Suicide Guy. Se ve lo siete perso la scorsa estate, questo gioco è stato veramente qualcosa di fantastico e completamente folle, che ci metteva nei panni di questo simpatico signore che per colpa della birretta si addormentava, cominciava ad avere incubi strani e quindi dovevamo farlo, morire, in modo tale che, preso dallo spavento, si svegliasse dagli incubi. È stato veramente difficile e adesso avremo una nuova serie di livelli, come potete vedere, più alcuni livelli extra. Sarà un, penso, più breve del gioco originale, ma spero ovviamente che vorrete restare con me fino alla fine e vedere questo cosa buio ci sono inventati stavolta. Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo. Tizio, ti vedo bene, ti vedo anche un po' dimagrito. Ovviamente subito su con la birra lui. Oh no, cosa si inventano stavolta? Extra forte? Una nuova birra? Quanto è forte. 99,9% di alcol. Ma siete scemi nel cervello. Cioè, praticamente ci sgorghi il cesso con quella roba lì. Al posto dell'idraulico liquido ci butto giù la birretta. Ciccio, è alcol puro. Ma va, dai. Pena birretta. Ciccio, questa volta non è che ti addormenti, questa volta muori. Ma malo. Una cosa è certa, graficamente l'hanno migliorato un bel po'. Era molto più grezzo il primo Suicide Guy. Guardalo, guarda. Almeno chiudi la bocca, va, che schifo che fai. Ciccio, ti sei appena giocato il tutto, il fegato e 13 anni di vita. Aia. Beh, perché far la birra 99,9? Già con un super alcolico a 40 gradi. Cioè, personalmente io mi imbriaco anche solo guardando l'etichetta. Oh no. Dove boia ci troviamo, tizio? Dove mi trovo questa volta? Ciccio, quindi Jack Sparrow di poveri, cosa boia ha combinato? È diventato raft di colpo sto gioco? Gli scapperà anche la pipì, ecco perché c'è acqua. No, oddio, un tentacolo. Peraltro siamo bloccati sul divano. Aiuto. Oh, porco cane, se ci pigliava ci risvegliavamo all'istante. Vabbè, con che propulsione non me lo dici. Dove è andata? I believe I can fly all'improvviso. Buongiorno, signore. Mi sa che il tentacolo era suo. E dai che ci mangia subito. O anche no. Aiaia. E vabbè, ma che sfiga. Gli abbiamo cavato un occhio all'istante, come? Ma no. Ma cioè, come siamo riusciti a fare una cosa del genere? Peraltro, sto boia di divano è letteralmente dovunque. E piove tanto, tanto, tanto. Mio Dio. Signore, scusi, è stato un incidente. Mi dispiace. Se vuole schiacciarmi con un tentacolo o mangiarmi, a me va benissimo. No, mi sa che dovremmo rimettergli l'occhio a posto. Lassù c'è una catapulta. Qua c'è una gru gigantesca. Ok. E noi siamo bloccati all'interno di sta zona. Mio Dio, beh, davvero, graficamente ha fatto dei passi avanti non da poco, E c'erano anche le statuine nascoste in gioco. Sembra lei. In ogni livello ce n'era una e dovevamo trovarla per... non mi ricordo perché, aspetta. Te la faccio tirarlo. Con quanta forza erculea. Aspetta. Molla qui. E a posto, recuperala. Aspetta, c'è una piattaforma qui. Mi sa che va messo al centro, in modo tale da poterci passare sopra. Vediamo un po'. Posso salire qui e salire qua sopra. Aspetta che intanto do un'occhiata. Madonna, che disastro peraltro. Sì, c'è una catapulta in effetti che noi possiamo azionare con questo. Quilla. Oh mio Dio, posso salire sulla catapulta? Oh, dimmi, ti prego, posso salire sulla catapulta? Dai, gioco, voglio salire sulla catapulta. No, non mi fa salire. Laggiù c'è una X rossa. Allora, dobbiamo probabilmente mettere lì l'occhio in modo tale da reincastrarlo nell'orbita del signore. Zio, tutte le venature. Fa check check. No, che fa check check, schifo. Allora, ultima spintarella. E direi che è più o meno sulla X. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Ci dovrebbe essere il meccanismo per la gru qua sopra. Madonna, che disastro sto tempo. Vediamo un po'. Premi per attivare gli oggetti. Con questo si abbassa la gru. Ok, ce l'ho fatta ad afferrarlo. Perfetto. E così mi siedo. Posso controllarla io direttamente. Oddio, si sta buggando male. Aspetta, vediamo di essere più o meno allineati correttamente. Butta giù l'occhio e... tiro perfetto, buono. Signore, non si preoccupi, sistemiamo subito quel brutto problema, C'ha le cataratte bruttissime. Speriamo di beccarlo giusto, perché se l'occhio mi entra al contrario avremo problemi. Peraltro, non credo che sia possibile fare una cosa del genere. Va che tiro. A posto? Adesso mi ama.
Non è che mi metti i tentacoli in posticini in cui non dovrebbero esserci tentacoli. Che faccio io? Posso ritirare giù tutto? No, signore, scusi. Lei mi dovrebbe cortesemente odiare e schiacciare quando ha un secondo. Oh, aspetta, non mi ero accorto. C'è anche un sasso qui. Magari se lo percuotiamo in testa col sasso, cambia idea, non ci ama più, ci odia. E riusciamo a fare un bello affettato di imbecille qua. Boia, sto masso è decisamente più leggero del previsto. Vai sulla X. Più o meno. Aspetta, non me lo prendo su un piede. E dovremmo fare lo stesso identico procedimento. In teoria, signore, così si dovrebbe incazzare come non ci fosse un domani. Vai, tizio, dimmi che lo prendi, afferralo bene. E a posto. Ok, signore, guardi, le curiamo subito quel brutto innamoramento, aspetta. No, molla tutto. E ho sbagliato a lanciarlo. Ma mi prendi in giro? Ma porca di quelli per porca. Ma si può essere più scemi? Come poi ho fatto a sbagliare? Oh, che ho fatto? No, ciccio, riafferrami quel boio di sasso. Ah, sono riuscito a buggare il gioco, ma mi prendi in giro? Facciamo finta non sia accaduto nulla, che è meglio. Ok, adesso l'ha afferrato, ma dopo ho sempre clippato male. Come ho fatto a sbagliarmi? È più o meno al centro. Droppami sasso, vai. Oh, adesso va bene, esci di qui. E guardi, arriva subito il mio pigno d'amore, un regalino che ho preso apposta per lei, Spero che sia una donna e che non sia un uomo, perché sennò quei tentacoli me li pianta nel di dietro che metto a basta. Ecco tesoro, questo è tutto il mio amore, l'amore che provo per te. E... aia! Non ha gradito, ma che peccato. Amore, ti prego, facciamo la pace. Decisamente la signora o il signore non ha gradito. Peraltro noto adesso che c'è una freccia conficcata sulla testa. Tesoro, ti prego, non farmi del male, non divorarmi o altro, amore. Luce dei miei occhi, no! Ok, è primo livello completato, non è stato così difficile. Ah! Cioè, è stato difficile perché sono andato a complicarmelo, io sono scemo, Mamma, vabbè, dettagli. No, siamo di nuovo qua! Questa cosa che ho detto anch'io, di nuovo qui. Ma qualcosa è cambiato. Ci saranno meno livelli, probabilmente. Sono ancora l'impiegato del mese? Sì, sono ancora l'impiegato del mese, perfetto. Oh, no, quest'ora che mi viene fame. Oh mio Dio, cioè, mi piace che c'è chito come fare un hamburger. Ma dimmi te, il tempo là fuori è peggiorato parecchio, peraltro, Mi sa che questa nuova birretta ha fatto più danni che altri. Posso ancora papparmi la roba? Sì, posso ancora mangiare come non ci fosse un domani. E il prossimo livello... Oh mio Dio, il prossimo livello cos'è? Mad Max? Bellissimo. Dovrebbero essere molti meno livelli. Guardala, la birretta extra che mi aspetta dall'altro lato della strada. Come sul primo gioco, fuori servizio. Ma porca di quella porca. Aspetta, però mi posso sempre mangiare i paninozzi per nessun motivo apparente. Birra. Oh, a qualcuno piaceva la birra, Decisamente. Buono, senza ulteriori indugi direi che è il caso di passare al prossimo livello. Oh mio Dio, Mad Max, non ci credo mai nella vita. Oh porco cane. No, davvero, è Mad Max, guarda che figata. Chi è il genio che si è inventato una cosa del genere? Ci sono parti delle in giro, ma davvero? Aspetta, la nostra auto. Mi pare che gli manchi il motore. E neanche a farlo apposta ce ne abbiamo uno qui. Mi sa che il nostro probabilmente è andato. Aspetta, mettilo dentro. Buttali. Ok. A posto? Siamo sicuri? Ma normalmente, scusate, la ventolina non va dall'altro lato. Ok, l'auto pare che sia a posto. Questa deve essere una delle auto originali del film. No, vabbè. Ok. Sono un Mad Max sovrappeso a quanto pare. Ma non ci sono problemi. Oh mio Dio. Vabbè, guarda come pista via. Aiuto. Ok, posso anche distruggere le casse lungo il percorso? Sì, in effetti sì. Mi domando se una delle casse contenga la statuina. Quindi sarà anche il caso di distruggerle tutte. A parte che sono le casse di Crash Bandicoot, Ma vabbè, dettagli. Laggiù vedo qualcosa su cui potremmo schiantarci. Vabbè, ma è così semplice. Aspetta, distruggo un altro paio di casse di Crash Bandicoot, tanto che ci siamo. Ce la faccio, vedo degli aculei. Se ci finisco sopra ad alta velocità è praticamente fatta. Addio, mondo crudele. No, beh, cosa? Ci sono rimasto malissimo. Perché si è abbassato? No, come si è abbassato? Aspetta un secondo. Scusi, chi è che mi ha abbassato il coso? Io volevo morire malo. Guarda, tipo un gigantesco altoparlante. Ma porca di quella porca. Si apre sto coso? Ok. Quindi mi sa che si va di sotto. È pieno zeppo di teschi. Olè. Morti come non ci fosse un domani. Ho la vaga impressione che dovremmo fare un po' di parkour. Aspetta. Aiuto. Oh madonna.
Oh, sti cosi ondeggiano adesso. No, il parkour al DeLong Gamer, no. È un crimine contro l'umanità mettere il parkour al DeLong Gamer. Avanti, aspetta. Ah, e lui non ci si appende. Normalmente lui si appende alle superfici, ma in questo caso no. Oh, povca di quella povca. Si appenderà solamente su queste qua. Aspetta, 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 torna indietro. Buono. Mi devo aspettare che il coso tondoli verso di là e poi saltare. E vabbè. E vabbè, buono. Ok, ok, e ok. Oh, e abbiamo un nuovo motore. Aspetta che cerco anche la statuina che potrebbe essere nascosta letteralmente dovunque. Quindi a quanto pare questa gente venera i motori. Mi par giusto. Mi par giusto questo nuovo motore. Probabilmente avremo abbastanza velocità per riuscire a spalmarci a 3000 km orari sul cavolo di pilastro. Come faccio a metterlo a posto di quell'altro? Aspetta, magari lo possiamo cavare, vediamo un po'. Levati, levati motore maledetto. No, così non funziona, magari ce lo metto sopra e per qualche miracolo divino si installerà, vediamo un po'. No. Aspetta, c'è uno spazio anche dietro, ora che noto. Non mi dire che si può installare più di un motore, vediamo un po'. Oh, mi par giusto, che vuol dire che c'è anche un terzo motore. Oh no, la cosa è inquietante. Allora, intanto vediamo se siamo più veloci. Siamo decisamente più veloci. Ok, vabbè. Con che rapidità per... Quindi ce ne sono effettivamente due. Probabilmente è qui che custodiranno eventualmente il terzo motore. Io ci provo comunque, siamo abbastanza veloci. Forse ce la faccio, forse ce la faccio. Vai, 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 vai. No, per pochissimo. Dannazione, ok. Oh no, ci sarà un parkour over 9000. Ah, allora aspetta, qua c'è la leva. Vai tizio, perfetto. Oh, buongiorno. Oh no, per fortuna che non c'è nessuno. Aspetta. Ondeggia, madonna, no, il parkour. No, il parkour, piano. Ah, oh, oh. Tradimento. Ma dimmi te, mi si è aperto io al centro. La fine è vicina. Guardi che sono suicide guy io. Non è che sto cercando di sopravvivere. Questo è il contrario del survivalista. Questo è il suicidista. Aspetta, 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 piano. Piano che non mi fido minimamente. E ok. Ah, buongiorno, scusate, avete qualche statuina faiga da suicidalista? Aspetta, aspetta, ok. Controlliamo comunque qualunque punto della zona. Yeah. Ah no, oddio, 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 ondeggia male. Oddio, ondeggia male, aspetta. Madò, madò, aspetta. Ancora un ultimo salto e voilà. Ah, ho trovato la statuina. Buongiorno, io mi aspettavo di trovare il motore. Non la statuina. Va bene anche la statuina, non dico di no. Quindi dove... Dove poi è l'ultimo motore? Porco cane, mi sento un attimino fregato. Quindi ci deve essere una terza di queste torrette. Ah, dovremmo girare ancora un attimino per il deserto e trovarla. Aspetta, c'è una barriera qua, cos'è? Posso passare oltre? Oh, ok. Credevo che il gioco mi avrebbe fermato in qualche modo. Oi, oi, che succede? No, mi ha riteletrasportato all'interno. Che fetente. Sì, mi ha riteletrasportato all'interno, maledetto. È quel momento imbarazzante in cui era la cosa giusta da fare. Perché qua non siamo ancora stati. Oh, i casi della vita, nessun problema. L'ultimo motore mi attende qua sotto. Chi l'avrebbe mai detto? Ho trovato prima la statuina che altro. Oh no, non ancora parkour. Ci vi chiedo che è un incubo. Il parkour è un incubo per il DeLong Gamer. Avanti, aspetta, piano. Piano, ma sì, però sì, se mi laghi anche tu, gioco. Porca di quella porca, aspetta. Piano, ok, sì, ma... Basta, no, il calo di framerate perché per come. Aspetta che così facendo ho fatto deggiare meglio la piattaforma. Essendo caduto più di una volta. Piano, no, 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 no. No, che non mi freghi. Ok, ok, aspetta, 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 piano. Ah, di là non possiamo andare però. Dovremmo passare per quella portale giù. Aspetta che ho paura che se cado qui non mi si aggrappi il tizio. Ok, aspetta, mi sono ripanicato. Mi sono ripanicato. Porco cane, già c'è il framerate. Ma do quanto lagga. Fatemi uscire da sta zona il prima possibile. Oh no. Altro coso, sì, vabbè, sono a 10 frame di gioco. E niente, una sfida aggiuntiva. Il framerate a schifo. Il DeLong Gamer non si ferma neanche di fronte a un framerate scadente. Aspetta, aspetta, ondeggia verso di là. Oh, ondeggia verso di là, fettecchio, no. Piano che siamo quasi arrivati. Ok, aspetta, qua c'è la porta. Qua c'è la leva, vai di levetta. Ok, e dovremmo avere anche l'ultimo motore. Datemi l'ultimo motore. Dove sono? Buongiorno, scusate. Oh, non è finita. Oh. Ok, ok, non manca molto. È fatta. Aspetta. Ma dai, ma chi è che si è inventato? Ciccio, ho capito che sono i tuoi incubi, ma perché devono diventare i miei incubi? Ok, ok, no, non è ancora fatta, davvero? Uno, due e tre. Proprio gli ultimi, mi devi tentare di fregare con gli ultimi. No, non mi freghi con gli ultimi. Ok, mi hai fregato con l'ultimo praticamente, ma vabbè, dettagli. Aspetta, senti, mi è salto di qua. Perché cavolo stavo salendo? Oh, perché c'è la leva. Aspetta, potevo fregarti così fin dall'inizio.
Ma mi prendi in giro? Ma porca che la porca. Ora posso avere il mio maledettissimo motore. Oh, oh mio Dio. Ma dimmi te se deve essere così incasinato togliersi la vita. Ole, siamo di nuovo dentro. Stavo dicendo siamo di nuovo fuori. E invece no, a posto. Dice, che sta succedendo? Sono precipitato attraverso la mappa. Sono precipitato attraverso la maledettissima mappa. Mi prendi in giro? Mi prendi in giro? Sono sotto la mappa. Ma dai. Ma no. Ma no. Perché i bug, gioco? Perché adesso devo rifare tutto da capo? Mi sa che il suicide guy diventerò io per tentare di finire sto gioco, eh. Facciamo finta di nulla. Vi salto ovviamente tutto e andiamo avanti. Che è meglio. Che è tanto tanto meglio. Stavo girondolando a Scacchium e ho trovato un gabinetto portale. Ok, spero non ci fosse nessuno all'interno. Giuro non volevo, è stato un incidente. Andiamo avanti, che è meglio. Che è meglio, se no qualcuno mi denuncia malo malo. E ho sbloccato un obiettivo, distruggi un cesso in legno. Grazie gioco, le soddisfazioni che non mi dai. Ok, vai, vai, non ti bagar male. Yay, ce l'ho fatta. Aspetta, aspetta, ho paura, potrei cadere nel buco di nuovo. Molla il motore, molla il motore. È stato veramente un suicidio iniziare sto gioco. Ah, che... E vabbè, con che potenza. Aiuto, aiuto, adesso sono inarrestabile. Ok, tutti pronti, si va nel Valhalla. Oh, finalmente. Finalmente sono riuscito a suicidarmi. Mamma mia. Sì, ma non si può, mai più, mai più. Guarda se c'è la macchinina in movimento. E almeno mi indica che abbiamo anche recuperato la statuina. Che cosa buona e giusta. Come attenzione? Perché c'è di nuovo attenzione? L'ultima volta c'era la birretta che stava cadendo. Oh, il tempo pian pianino sta passando. Ok, potrebbe essere un big problema. Oh mio Dio, dimmi che non è il secondo questo. Sei il numero due, è vero? Cos'è? Sembra... Io alle medie facevo tipo i percorsi sotto il banco con i quaderni ad anelli, le colle e altre cose. Facevo di quei percorsi che erano una roba incredibile. Un giorno chiamarono la preside, ma non per sgridarmi, ma per premiare l'inventiva, onestamente. Perché avevo realizzato sta roba intanto che aspettavo, non c'avevo niente da fare. Ma vabbè, dettagli, ok, i bei tempi. Ok, improvvisamente sono diventato minuscolo. E la stanza è gigantesca. E io devo arrivare dall'altra parte, è vero? Aspetta un attimo. Obiettivo. L'obiettivo è il fucile. Dov'è? Lo intravedo laggiù, ma è minuscolissimo. Sì, infatti resetta una pallina. Oh no, devo portare la pallina alla fine e probabilmente caricarla all'interno del fucile per potermi sparare addosso. Ma porca di quella porca. Ok, sarà tutt'altro che semplice. Ora posso dare intanto una spinta alla pallina. Oh no, è tutto un coso di reazione a catena. Ok, che fa cadere questo. Ok, boink. Perfetto, che gira questo. Ho aperto un punticello. Oh, ma è solo temporaneo. E vabbè. Che buia di reazione a catena non è. Oh, io devo correre dall'altro lato. No, 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 no. Ho capito adesso cosa vuoi fare. Resetta tutto che è meglio. Resetta tutto che è meglio. Aspetta, aspetta, vai. Ok, gli ho dato una spinta. Oh mio Dio. Oh mio Dio, devo fare il piccolo parkourista. Ok, qua dovrebbe attivarmi la piattaforma. Vai, ok. Perfetto, 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 perfetto. Vai, 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 vai. Boink. Oh madonna. Aspetta, boink, ok. Arrivo, arrivo. Arrivo, aspetta. Buono. Qua c'è un'altra piattaforma. Oh madonna. Oh madonna. Prima se sbaglio qualcosa devo rifare tutto qui. È un suicidio incredibile. Ok. Aspetti, arrivo. Non so nemmeno cosa stia accadendo intorno a me. Ammetto che sono tanto tanto curioso. Vai tizio. Dove vado? Oh! Ah no, non devo cadere di sotto. No! L'avevo fatta quasi giusta. Quindi tecnicamente stavolta non è che devo fare molto, se non assicurarmi di arrivare giusto giusto sul finale. Oh, e se sbaglio devo rifare tutto da capo. Ok, riproviamoci. Rotture di ballo di sto gioco. E che ha dei controlli che sono un incubo. Aspetta. Aspetta. Ah, Dio, sono caduto. Anche la pallina è caduta. Come la pallina è caduta? Pallina, tu non puoi fallire. Dovresti essere programmata per non fallire. No, no, non puoi saltare. Stai buona lì. Con molta calma. Vai dentro. Ok. Ok, ok. La pallina non dovrebbe proprio fallire. Credo che stia facendo un percorso praticamente predefinito. Ok, è il primo fatto. Gli altri non sono così difficili. Sappiamo che dobbiamo rimbalzare su sti cosi. Boink. Non so nemmeno io se saltare o altro. È che arrivare troppo presto non ti aiuta. Devo capire quali sono. Porco cane, i punti in cui lui mi attiva il passaggio.
E ammetto che fin da bambino mi sarebbe piaciuto realizzare quei cosi di reazione a catena. Ci sono di quei video su YouTube che sono uno più bello di quell'altro. No, vabbè. Ogni tanto ammetto mi ci fermo un attimino lì a guardarli, perché sono veramente fantastici. Ah, mio Dio, il problema è che il DeLong Gamer c'ha una sincronizzazione e una capacità di far cagate che è qualcosa di incredibile. Cioè, sono riusciti a far diventare sto gioco un parkour, ma mi prende in giro. Proprio parkour doveva essere. Aspetta, aspetta, che ero giusto, eh. Aspetta, devo stare attento perché c'era il carrellino che arrivava. Ok, aspetta un secondo. Ok. Boink. Perfetto. Sì, ma ok, da questo punto in poi non so più cosa devo fare. Ah, madonna che panico. Aspetta. Boink. Ok. Aspetta. Madonna. Dimmi che sto facendo il percorso giusto. Ah, qui devo fare praticamente la stessa identica cosa. Vai. Aiuto, bambino. Questo deve essere io, ovviamente. Questo è il mio subconscio che si vendica su di me per tutte le boiate che facevo con quei cavoli di quaderni ad anelli e via dicendo. Aspetta. Ok. Io non so neanche se sono giusto, onestamente, Buono. Ok. Aspetta, qua c'è l'ascensore. Vai su. No. Non dirmi che ho perso l'ascensore. Porca di quelli per porca. Vai su veloce. Ok, c'è ancora un percorso qua. Ok, c'è ancora un percorso qui. Ci sono. Vai. E ce l'ho fatta. Non puoi sperare. Ce l'ho fatta. Ok, ammetto che mi sarebbe piaciuto vedere il percorso che ha fatto la pallina, Complimenti all'inventiva dei personaggi, comunque, Oh, cosa vedo laggiù? TNT. Il terzo livello mi sa che sarà un attimino esplosivo, Ci potremmo divertire, in effetti. Aspetta, non ho trovato la statuina. Ero talmente impegnato a correre come un pirla che non ho visto dove fosse la statuina. Vabbè, quello è un livello in cui posso tornarci in qualunque momento per... Tanto si fa letteralmente in un minuto e mezzo. Però, vabbè, che ansia il mio povero cuore. Dove siamo finiti? Va che spettacolo! Beh, sono finito sul mondo di Willy Coyote. Ma mi prendi in giro? Sembra quello della Acme, in effetti. No! No, Acne! È Acme! Dobbiamo mettere cose all'interno. Cos'è sta roba? Un trampolino, una molla che solleva, dei palloncini, un ventilatore, una fionda, una mucca che ci sta sempre bene. Un... quei cosi che si salta da sopra, adesso non mi ricordo come si chiama. E una scatola col buco, questo è un nido per uccellini. E qua c'è un pulsante. Ok. E... no! Mi sa che ho trovato Willy il Coyote. Sì. Decisamente non se la passa bene. Ma vabbè, dettagli. Aspetta, cos'è là sopra? Vedo cose tipo... cosa sono sti cosi? Cosa? Dove vai? Oh, attivando i vari pulsanti, lui fa girare sti cosi che attivano il relativo premio. Perché che devo fare? Mi ha stampato un progetto. Ok. E io dove lo devo mettere? Ah, devo ordinare la roba. No, ho capito adesso. È troppo bella sta cosa. Voglio giocare di quanto... mi sono appena innamorato di questo gioco. Metti dentro. Ok, richiudi la cassetta. Tira sul coso, dovrebbe arrivarmi il pacco. No, vabbè, mi arriva il pacco da sopra. Va, mi sono già innamorato di sto gioco. Adesso c'ho... ma dai. Geni, dei geni. Ah, lo posso spostare con me sopra, peraltro. Mi piace, aspetta, qua sopra c'è una zona furbina. Forse mi permette di raggiungere le zone superiori. Ok, ciccio, mollalo. Aiuto, mi sono buggato male. Oh, ok, mi ero buggato iper super male. Cerco di arrivare qua sopra, buono. E dovrebbe permettermi di attivare quell'altro facendo un pochettino di parkour, perché è qualcosa che questa sera non ho mai fatto. Santo cielo, il gioco è uscito oggi. La prima cosa che ho fatto, ho detto, quando l'ho visto ero già che piangevo. Ok, e lui parte tranquillo e sincero. Io dovrei poter scendere, penso, in tutta tranquillità. E lui dovrebbe arrivare comunque. Perfetto, e mi ha sbloccato anche... cos'è sta roba? Sembra una piattaforma che si solleva. Vediamo un po'. Metti dentro e chiama Amazon. Amazon. Ok, ed ecco Amazon che mi consegna tutto. Sì, ma prima di riuscire ad arrivare ad avere l'oggetto per la TNT, ciaone. Sì, mi sa tipo di ascensori. Che è chiaramente un ascensorino. Ok. Allora, qui c'è un cartello che dice che devo usare entrambi gli oggetti. Aspetta. Cioè, fammi capire bene, devo mettere il trampolino e sopra il coso l'ascensore è quello lì? Se riuscissi di tirare su sto coso, ma non viene su lui. Ah, vieni con me. No, lui non mi sale perché non c'è modo di farlo salire. Oppure devo metterlo esattamente qua sotto e buttarci sopra il trampolino così arrivo dall'altra parte.
Posso provare, ma qua ho la vaga impressione che sto per buggare di brutto il gioco. Ok, ce l'ho fatta. Oh, è un po' posseduto dal demonio. E se lo morlo che fa? Non lo vedo comunque bene. Aspetta un secondo. Aiuto, si è girato sotto sopra. Ma ho fatto? Che ho fatto? Placati. Aspetta, fermo lì. Non ti muovere che mi cacco tutto. Ok, ora dovrei poterlo mettere. No, da sopra lì. Più o meno. Dite che basta. Ok, quasi. Mi serve un po' più di spinta però. Aspetta, se ci sto abbastanza sopra forse mi dà una spinta maggiore. No, non ce l'ho fatta. Se io abbasso completamente, forse la spinta è maggiore visto che il salto è più elevato. Potrebbe essere, diamoci un'occhiata. Boink, no, ok, come non detto, teoria sbagliata. Ributta sotto. Cos'è appena accaduto? Porca di quelli per porca. Ci ho provato 26 volte. Oh, non mi riesci ad arrivare lassù. Chi è che si è inventato sto livello? Oh, l'avevano detto che era un attimino più complicato, eh. Avevo capito, un attimino. Non sto incubo qua. Oh, e dopo 8022 tentativi sono riuscito a portare questo qua sopra. Ho dovuto praticamente mettere il trampolino sotto, farci cadere quest'altro sopra e trascinarlo fin qua. Io non so neanche se la soluzione è corretta, ma vi giuro. E sono più o meno 45 minuti che sono bloccato in questo livello. Suicide Guy, no, non mi è rimancato, ma proprio per niente. Facciamo una cosa, ci salto sopra e poi attivo la leva quando sono sopra. Dai panzone, su. Ok, no, dai, mi ha buttato di sotto, ma era geniale come idea. Era veramente geniale. Oh, madonna, si sta sempre più avvicinando al bordo. È fattibile come cosa, il problema è che poi ti spinge tutto di lato. Appena lui in qua, aspetta, ok. No, Ok, non so neanche se fosse questa la soluzione. Vai tizio, vai. Oh madonna santissima, vi giuro. Non so onestamente quale fosse la soluzione. Oh, c'ho il collo bloccato. 45 minuti bloccato su sta maledettissima parte. Mi sa che ho sbloccato una più avanzata di quelle che dovevo sbloccare. Vediamo un po'. Sì, in effetti ho dimenticato i palloncini. Che poi si scoprirà che i palloncini mi avrebbero semplificato tutto. Se solo avessi capito. Diciò, mi dai il coso? Se solo avessi capito dove buia erano. Beh, questo non riuscirò a finirlo in un'unica partita. Il problema è che non posso salvare. Ma mi prendi in giro? Io adesso non posso salvare. E adesso ho il ventilatore. Il ventilatore in che modo mi aiuta? Fa un bel po' di aria. Il ventilatore potrebbe servire per i palloncini, in effetti. Oh, si è buggato. Si è buggato il gioco, non riesco più a muovermi da qua. No, male. Oh no. No, non riesco più a muovermi. Il tappeto mi blocca sopra. Un'ora e tre quarti che sono in partita per far sti livelli. E te mi ti blocchi così? Per un bug del manga? Yay, ricomincia il livello dall'inizio. No, vabbè, non si può. Non si può, dai, ero praticamente arrivato. Ma porca di quella stra super iper porca. Dimmi che dovevo venire qua sopra. Ho fatto una faticaccia immane a saltare con quel boia di trampolino. E tutto questo perché non dovevo essere qua, vero? Non dovevo essere qua. No, pensavo ci fosse qualcosa. Vabbè, no, ma sto livello è impossibile. Davvero, guardate il livello di complessità di sti cosi. Qui addirittura c'è una porta che presumo neanche si apra, perché prima dovrei attivare altre cose. Il problema di sta mappa, come dicevamo, è che non c'è i checkpoint perché qualche sviluppatore si è calato le droghe malo. Probabilmente serve la mucca qui o altro per aprire quel passaggio lì. Perché anche qui serve tipo un ponticello per arrivare sopra. Vediamo un po' se io lo metto più o meno a metà. Dovrei riuscire ad arrivare dall'altra parte. Testo ancora questo, poi basta perché vi giuro non c'ho mal di testa di più. Vediamo un po'. In teoria basta. Cioè il genio che ha deciso, ehi, quando lo alzo rendiamolo ancora mobile, che mi pare una buona idea. Oh ma dai. Oh ma non mi dire che qua ce n'era uno che mi avrebbe semplificato la vita se solo me ne fossi accorto prima. Ti odio tantissimo, c'era la fionda. Non so a cosa serva la fionda, ma vabbè, dettagli. Specchio qua è pieno di zone. Non so nemmeno io dove buia sto andando a impelagarmi. Ammetto, ci sono i livelli del primo Suicide Guy che mi hanno fatto soffrire in maniera indicibile. Ecco qua, stampami anche questo, vediamo la fionda cosa buia è. Ma porco cane, il 2 è ancora più fettecchio del primo. Amazon, olè, la fionda. Cosa poi posso fare con la fionda? Ok. Posso lanciare dei sassi a cosa? Non
Penso mi serva per spaccare i legni lì, vediamo un po'. No, non è abbastanza resistente. Ci sono anche le balle di paglia, ma no. Aspetta, posso colpire questo eventualmente. Yay, magra consolazione. Ok, basta, basta, basta. Se aggiungiamo il fatto che ho sbloccato anche il ventilatore, siamo praticamente a metà strada. Ma ammetto, mi ha scartavetrato certe parti del corpo che, vabbè, lasciamo stare. Ora capisco, Willy il coyote non ha avuto un incidente, si è suicidato chiaramente, perché anche lui non ne poteva più di sto livello. Buono, ok, dai, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Se volete che continuiamo sto boio di incubo, onestamente non so dove sbattere la testa. Ma io direi allora che per questo episodio di Suicide Guy è tutto. Se vi siete persi la prima stagione, c'è il link alla playlist in descrizione. Lasciate un bel piacere in contenere la serie. E candidati per crescere. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ci avrò gli incubi io stanotte. Gli incubi. Ciao ciao.